quel diavoletto che risponde al nome di Thiago Motta oggi ha fatto una conferenza stampa che voglio cercare di analizzare insieme a voi. Però vi dico anche che non è il primo video che è uscito sul canale, perché questa mattina alle ore 7 è andato online anche il mio pronostico a quella che sarà la classifica finale della Serie A. Se ancora non avete visto quel video, beh, gustatevi questo, conferenza stampa che dobbiamo analizzare come al solito nella vigilia delle partite più o meno importanti, ma alla fine quando gioca la Juve sono tutte importantissime, e poi andatevi a vedere quel video, lo trovate nelle schede o comunque qui sul mio canale. Grazie per l'attenzione, grazie per tutto il contributo che state dando a questi contenuti. Il mercato è ufficialmente finito, non ne potevo più, ufficiosamente. Diciamo ufficiosamente, perché poi alcune cose le andremo a dire anche all'interno di questo stesso contenuto. Intanto la prima domanda è sulle insidie principali che si possano trovare nella partita contro la Roma. E Thiago Motta dice: è una squadra forte e determinata. Noi avremo lo stadio pieno e sarà un bell'ambiente di calcio. Abbiamo fatto una bella preparazione con entusiasmo, spirito positivo e responsabilità. Ricordatevi spirito positivo, perché veramente Thiago Motta all'interno di questa conferenza stampa avrà utilizzato un centinaio di volte questa espressione. Lavoriamo quotidianamente per le partite e per trovarci pronti domani in campo. Sarà una bellissima gara. E poi gli chiedono: dato che il mercato è chiuso, che tipo di campionato potrà fare questa squadra? E una panoramica sulle altre. Ci provano sia in questa domanda, a cui non darà una risposta, e ci proveranno anche dopo. E con Jalore integrato in squadra, quanto potrà dare questo ragazzo? Thiago Motta dice: Kostic, Jalore e Arthur fanno parte della Juventus, ma il mercato in uscita è ancora aperto. Kostic non ha più il suo numero, l'11 è stato utilizzato, è stato consegnato a Nico Gonzalez, nuovo numero 11 bianconero, con sé Sao che ha preso invece la numero 7. Si passa da Federico Chiesa FC7 a Francisco Conceição FC7. Questa coincidenza è clamorosa. Kostic ha preso il numero 20 in questo momento, perché deve avere un numero associato anche con un calciatore della Juve. Però Thiago Motta dice: attenzione, perché questi giocatori potrebbero uscire. Ci sono alcuni mercati, come quello arabo, che hanno ancora qualche ora. Quindi attenzione che Giuntoli potrebbe alla fine riuscire a cedere questi calciatori. Vedremo se qualcuno sarà convocato, spoiler per me no. Beh, penso che sia la cosa più normale. Ieri su Thiago Jalot è successo un po' un casino, nel senso che era a Roma per le visite mediche con la Roma, le ha sostenute, poi la Roma non era ancora convinta, stava aspettando di capire se poteva arrivare comunque anche un altro tipo di giocatore. Jalot si è stancato ed è stato rispedito a Torino. Una storia un po' folle, devo dirvi la verità. All'interno di questo mercato abbiamo già visto tante finestre di follia. Arthur alla fine non è andato a Napoli, Kostic alla fine non è andato a Firenze, Jalot alla fine non è andato a Roma, quindi domani non sarà un nostro avversario. Tante situazioni, tante storie bizzarre, ma ormai il calciomercato ci ha abituato a questo e tanto altro. Thiago Motta dice: l'obiettivo è la concentrazione massima con la Roma, perché è la prossima e quindi la più importante. Io del mercato sono felice, sono arrivati giocatori forti e di talento. Sono venuti a completare una squadra già forte, si mettono tutti a disposizione per il bene della squadra e io sono molto felice. A tal proposito, dato che stiamo parlando di mercato e sì, è finito, tra virgolette, perché ci sono le cessioni, io domani farò uscire il voto al calciomercato della Juventus. Io inizierò a registrare questo video, la mia volontà è portarvelo domani mattina. Se succederanno altre cose o se ci sarà priorità, precedenza di parlare della partita con la Roma, questo video verrà spostato in avanti durante questa settimana di pausa nazionale. Faccio anche un piccolo annuncio, poi andiamo avanti, ma questa è una cosa che vi interesserà tanto. In settimana uscirà un contenuto veramente top, credo uno dei contenuti più belli che potrà uscire in assoluto su questo canale in generale in 10 anni di video. Quando uscirà capirete perché vi sto dicendo questo, ma fidatevi che è intanto un inedito per il mio canale e credo che sia un inedito in generale per tutto YouTube Italia legato al calcio. Poi ne parleremo comunque nel dettaglio. Sono gasato per questa cosa, molto gasato per questa cosa. Mi piace anche solo pensare alle vostre reazioni quando vedrete questo tipo di video. Sarà un video clamoroso. Siete gli unici a punteggio pieno. Forse ci sono stati troppi complimenti nei confronti della Juve.
E qua mi è piaciuto tantissimo Thiago Motta, perché ha detto: siamo solo alla terza giornata di campionato, io provo sempre a mantenere l'equilibrio. Tendo a non ascoltare troppo gli elogi, ma nemmeno le critiche. La strada è sempre la stessa, lavorare, con grande impegno e responsabilità, con l'atteggiamento giusto. Domani c'è un avversario forte che viene a fare la sua partita. Noi rispettiamo l'avversario, ma proveremo a portarla a casa. Tutto il resto conta pochissimo. Cioè, tanti allenatori in realtà sguazzano all'interno di queste discussioni, molto da bar, se vogliamo, perché comunque sono, sì, discussioni un po' come la prediction alla Serie A, una discussione molto da bar. Tante volte anche noi facciamo delle chiacchiere proprio terra a terra, come si farebbe con l'amico con la birra in mano. Thiago Motta le esclude, cioè a lui queste cose non importa. Lui chiede di parlare di calcio, è per quello che all'inizio ha detto quel diavoletto di Thiago Motta, però quando poi gli fa le domande sul calcio dà sempre una risposta standard, vecchio cuore, veramente, vecchio cuore, perché cerca di portare tutto dalla sua parte, però poi non vuole assolutamente scucire niente, nessun tipo di informazione dal punto di vista tattico. Acop ha detto ne valsa la pena e che ci sarà una grande stagione, ma quali sono gli elementi dei nuovi acquisti che le fanno pensare che sarà una grande stagione? E Thiago Motta dice: a tutti i ragazzi, ringrazio tutti i ragazzi che hanno fatto un grande sforzo per venire in questo grande club. Hanno tutti fame, talento ed intelligenza. Sono un collettivo e c'è bisogno di tutti, però il talento va messo a disposizione della squadra partita dopo partita. Taglia corto, non vuole stare a parlare troppo di nuovi acquisti o di un determinato giocatore sopra quell'altro o di mercato. L'unico focus, l'unica cosa che veramente possiamo riassumere di questa conferenza stampa è che Thiago Motta è in testa solo a Roma. Vuole fare una buona prestazione con la Roma per portare a casa 3 punti con la Roma. Questo è quanto. Un giudizio su De Rossi. E lei crede molto nei giovani, che cosa ne pensa di questi ragazzi? È un giudizio su De Rossi che in questo momento è in difficoltà, gli dicono. E lui dice: difficoltà De Rossi? Ma siamo soltanto alla terza giornata. E Thiago Motta insiste su questo concetto e ha pienamente ragione. Perché parlare già oggi di difficoltà, sì, qualche difficoltà ci potrà essere. Può essere definitiva in un solo caso, e cioè chi sta sopra o comunque l'ambiente sia già completamente contro un determinato allenatore. Possono essere queste delle situazioni? Sì, non sarebbe la prima volta di vedere un allenatore esonerato dopo 180 minuti o 270 minuti, però giustamente Thiago Motta dice: ma quando lo scorso anno è subentrato in un momento difficile ha fatto un fine stagione di altissimo livello, anche perché io lo conosco bene, siamo stati compagni in nazionale, lo ricorderete quando Thiago Motta e De Rossi giocavano insieme nell'Italia. Mi è sempre piaciuto come affronta la situazione, cioè come lui ritiene giusto, anche andando contro alcune opinioni, e poi ha fatto un esempio, e io in questo esempio mi sento tantissimo preso in causa, e poi vi spiego. Mi è successa questa cosa, cioè quando mi diedero la 10 in nazionale, e sono andato incontro a tantissime opinioni. Lui invece è andato a dare il suo giudizio, e poteva anche non farlo, poteva pensare e non dirlo, ma è andato e l'ha detto. E io sono riconoscente per il compagno che è stato, ma anche per avermi difeso in un momento di difficoltà. Questo è Daniele, si trova alla Roma per merito, non domani perché saremo avversari, ma gli auguro sempre il meglio. Tanto sono delle belle parole nei confronti di un giocatore, un ex giocatore, un allenatore, una persona con cui Thiago Motta ha avuto un rapporto. Quindi parole molto molto belle. Dicevo che mi sento chiamato in causa perché io ero completamente contro Thiago Motta 10. Mamma mia, ma me lo ricordo, ma forse c'è addirittura dei video sul canale, dato che stiamo parlando del 2014. Però del 2014. Potrebbero esserci anche dei video sul canale, perché 2012 è stato l'anno dell'Europeo, dove la 10 l'aveva Cassano, e l'attacco era Cassano-Balotelli, e perdiamo in finale con la Spagna 4-0, 4-1, non mi ricordo. Invece nel 2014, cioè l'ultimo mondiale giocato all'Italia 10 anni fa, pazzesco, c'era la 10 a Thiago Motta. E quindi molto probabilmente sul canale i primissimi video sono anche di opinione sul 10 a Thiago Motta, che per me non andava data. Ve l'ho sempre detto, non ve l'ho mai nascosto, Thiago Motta da giocatore è stato uno dei giocatori che mi stava più antipatici in assoluto. Pazzesco vederlo ora come allenatore della Juventus e avere così tanta fiducia in lui. Però questo aneddoto andava detto, spero di avervi svegliato un pochettino di ricordi assopiti. Voglio sapere la vostra, eravate a favore o contro la 10 a Thiago Motta per l'Italia? Ovviamente oggi possiamo dirlo, poi ci sarà dell'ulteriore revisionismo quando Thiago Motta non allenerà più la Juventus, ma fino a che Thiago Motta sarà allenatore della Juventus
mi ero sbagliato, Thiago Motta 10 era giustissimo, anzi non riesco proprio a capire come avessi fatto a non voler darla 10 a Thiago Motta, ero pazzo, questo fino a che sarà l'allenatore della Juve. Vabbè, si scherza, bello anche scherzare secondo me nel calcio. Sui giovani invece è merito loro, non mio, perché dimostrano di poter partecipare nella Juventus anche a questa età, ma è merito anche di ragazzi nel gruppo come Cambiaso, Gatti e Bremer, che hanno giocato e aiutato i ragazzi che stanno arrivando a sentirsi bene in campo e per dare un contributo alla squadra. Attenzione, perché sembra banale, ma non lo è. Cambiaso, Gatti e Bremer. Gatti è il capitano, è stato il capitano delle prime due partite ufficiali. Locatelli è stato il capitano praticamente di tutta la tournée. Si è visto un po' la fascia anche a Vlahovic, ma il capitano ufficiale è Danilo. Quindi forse questi erano, che ho nominato, tre giocatori che prima, forse nelle gerarchie precedenti all'arrivo di Thiago Motta, potevano essere visti come leader dello spogliatoio. Ma oggi Thiago Motta va a nominare tre giocatori inediti. Uno a cui ha già dato la fascia due volte, cioè Federico Gatti. Uno che conosceva già, e cioè Cambiaso. E uno che fa parte di un trio di brasiliani arrivati successivamente rispetto a quella che è stata la preparazione tedesca di Thiago Motta, ed è l'unico appartenente a quel trio di giocatori che ha giocato la Coppa America che sta giocando, perché Danilo e Douglas Luiz in questo momento non sono mai partiti titolari. Quindi questi secondo me sono i tre giocatori che Thiago Motta più di tutti gli altri ha individuato come leader all'interno dello spogliatoio della Juventus. Forse ancora un po' presto per dire questo, però il fatto che abbia nominato proprio questi tre e che abbia voluto fare una sorta di nomination stile Grande Fratello mi fa pensare che questi siano i tre giocatori che hanno colpito di più Thiago Motta per abnegazione. Lo scopriremo solo vivendo, però intanto appuntiamocela. La partita di domani cosa può dire sui valori delle squadre? Cercano proprio di scucirgli dalla bocca quella storia legata a dove può finire la Juve, la sua Juve da scudetto. E Thiago Motta dice, ancora una volta, perché è molto molto intelligente, è la terza giornata, sarà una partita bella a giocare tra due grandi squadre, ma noi siamo concentrati al massimo e determinati, con spirito positivo, come vi dicevo prima, pensiamo a fare una grande prestazione. Non voglio darvi dei titoli, Thiago Motta non vuole regalare titoli a nessuno, cioè non ci pensa neanche lontanamente. Domani contro Roma si alza il livello, a che punto sono i meccanismi difensivi? Alzerai la linea difensiva contro Sulé e Dybala che tendono a volere palloni sui piedi? E qui Fabiana Della Valle fa una domanda molto specifica dal punto di vista tattico a Thiago Motta, che nelle precedenti conferenze stampa aveva chiesto di parlare un po' di più della partita. Thiago Motta sorride, annuisce, capisce che sta iniziando a muovere un pochettino la narrazione all'interno della conferenza stampa, perché una domanda del genere due settimane fa non era mai stata fatta e Thiago Motta si era lamentato di questo, e nelle ultime stagioni una domanda del genere non era neanche mai stata presa in considerazione. Quindi Thiago Motta ha già fatto nel suo piccolo una rivoluzione, perché si sta parlando di tattica all'interno della conferenza stampa. Secondo me c'è anche un po' rimasto male, non se l'aspettava, quindi lui si è giocato la carta di cercare di prenderla un po' alla lontana e deviare, una sorta di deviazione per uscire da questa strada, perché dice: loro sono una squadra di giocatori forti, ne hai nominati due, ma ce ne sono tanti altri abili nei mezzi spazi che sono difficili da difendere. Non dimentichiamoci anche Dobic, che attacca molto spesso la profondità. Noi dovremmo difendere la squadra, stare insieme e capire qual è il momento di fare la fase difensiva e offensiva. Si tratta di questo, e questo è il bello del gioco del calcio. Thiago Motta è andato a dire: sì, loro non prende la profondità, però attenzione che nel centravanti che lo fa, quindi è difficile difendere contro di loro, perché sono una squadra che ha dei meccanismi che sia andare incontro, sia andare profondo, sia la palla sui piedi, sia la palla in profondità, hanno giocatori che fanno tutte e due le cose, quindi dobbiamo essere bravi noi. Cioè, subito ha provato a rispondere, poi ha detto: sai che cosa? Deviazione, vado fuori, non voglio continuare questa autostrada. Chi è più in forma dei nuovi arrivati? Cobb Mainers può già fare uno spezzone in campo domani? Sono tutti in forma, tutti convocabili e tutti potranno partecipare domani. Io non vedo l'ora. Io sinceramente non vedo l'ora, ve lo devo dire. Sono emozionatissimo, perché domani abbiamo per la prima volta a disposizione tanta Juve nuova. Al di là di quelle che sono già le nozioni che abbiamo visto, bla bla bla, ma proprio a livello di giocatori. E quindi sono molto 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 curioso. Perché domani veramente parte per la prima volta la Juventus completa.
di Thiago Motta per questa stagione, senza pensare chissà se arriva questo, chissà se alla fine riusciamo a incastrare quell'altro, dobbiamo fare questo sacrificio. No, questa è la Juve di Thiago Motta. La valuteremo, ce la gusteremo e la tiferemo, la sosterremo e speriamo di poter anche vincere qualcosa alla fine dell'anno. Ildiz cambierà la sua posizione con questi acquisti derivati dal mercato? Dove lo vede meglio? Kenan, quando avremo bisogno, potrà giocare in tante posizioni e ruoli diversi. Dipenderà dal suo stato di forma, dalle squadre che affronteremo, oltre al tipo di gioco che vorremmo fare. Perché è un giocatore forte che si adatta a tutto quello che gli chiediamo di fare in campo. Della serie, non è che c'è lo stampino e sarà sempre così. Ci saranno dei momenti in cui avrò volontà di averlo in una posizione, altri in cui lo vorrò da qualche altra parte, a seconda delle squadre che affronteremo, quindi dove possiamo fargli più male, ma anche del tipo di partita che vogliamo fare contro una determinata squadra. Quindi lavoro, studio, comprensione di ogni singola partita. Perché appunto Thiago Motta riprende un concetto anche nella prossima risposta che è molto appartenente al suo credo, perché dice: la Roma è andata in difficoltà in difesa con l'Empoli, invece la Juve nelle prime partite è andata bene nelle aggressioni. Questi aspetti incideranno? E Thiago Motta dice: sai cosa? Domani sarà una partita diversa, perché tutte le partite hanno una loro storia. Noi quindi dobbiamo essere pronti a tutto. Loro sono una squadra forte. Dobbiamo fare bene in fase offensiva, in fase difensiva e nelle transizioni. Quindi dobbiamo essere bravi noi. Vero? È questo. Sembra una risposta molto semplice. Perché lo è. Perché la risposta è semplice e farlo è difficile. Però è vero. Questo è. Il punto sugli infortunati. Milik non è pronto, Thuram nemmeno, Weah neanche, Astic non c'è. Dopo la sosta spero di riaverli. Vedremo, quindi non è confermata questa cosa, ma immaginavamo. La Roma ha subito tante ripartenze. Si aspetta una Roma che attende nella sua metà campo? E Thiago Motta dice: senti, io mi aspetto una Roma forte, competitiva e determinata. Siamo alla terza giornata. Domani ci aspettiamo la loro miglior versione e siamo pronti ad affrontarli al massimo. Che bella risposta. Però in effetti bisogna sempre pensare al worst case scenario, cioè al fatto che loro arriveranno per fare il massimo. Noi non dobbiamo pensare che loro faranno il minimo, noi dobbiamo pensare che loro faranno il massimo. Per questo dobbiamo cercare di trovare lo stimolo di migliorarci anche noi, perché andremo a affrontare una squadra che arriverà al massimo. Stop. Questo è. Siamo all'inizio, ma in base al mercato, quali squadre vede favorite per la lotta scudetto? Dopo un po' che ci giravano intorno, ho detto: senti, all-in. Metto tutte le fiche sulla domanda, glielo chiedo dritto, perché se ci giro intorno, questo non risponde. Glielo chiedo dritto. E allora dice, perché gli dicono: ma lei si è già fatto un'idea? Dice: sì, io mi sono fatto l'idea che siamo concentrati sulla Roma, perché si gioca domani. Tutta l'energia e la concentrazione è sulla Roma. Il campionato è lunghissimo e tutto cambia in continuazione. Roma, Roma. Il titolo non ve lo dà. Il titolo non ce lo dà. Mi metto anch'io. Non ce lo dà a noi tifosi, non lo dà alla comunicazione. Non lo dà a Thiago Motta il titolo. Pensa alla Roma. Pensa partita dopo partita. Dove si arriva si vede, ma se si può arrivare è perché c'è del lavoro. E non vuole perdere energie in cose che sono molto, molto, molto al centro, diciamo, della discussione calcistica in Italia, perché poi si rischia, e l'abbiamo visto anche l'anno scorso, che si parli solo ed esclusivamente del tipo di comunicazione che viene portato avanti, lasciando per strada la cosa più importante, che è la partita. E questo non deve avvenire, non può avvenire, perché la missione principale della Juve è riconciliarsi appunto con il gioco del calcio. E ci stiamo riuscendo, e dovremo continuare a farlo domani con la Roma. Lei De Rossi, parlavate già di che calcio avevate in mente quando eravate calciatori? E Thiago Motta qua sorride un po' nostalgico e dice: è passato tanto tempo, ma abbiamo sempre parlato di calcio, ognuno con la sua idea. Non è per caso che oggi mi trovo sulla panchina di una squadra storica e lui in quella della sua squadra del cuore. Ha voluto fortemente stare lì e io ho fatto il mio percorso. Io mi sento un privilegiato e immagino anche lui. Vogliamo fare il massimo per il nostro lavoro. Io, sinceramente, oggi, con grande entusiasmo, spirito positivo, atteggiamento fantastico, voglio portare in alto la nostra squadra. E allora, mister, un grande, se non un grandissimo, in bocca al lupo, perché se questo è il desiderio e le premesse sono state queste, ora possiamo iniziare finalmente a concentrarci al 100% solo sulle partite. Il mercato l'abbiamo abbandonato, lo valuteremo e poi non ne parleremo più. Poi ci sarà solo Roma
Roma, come ha detto Thiago Motta, cercando di portare a casa i tre punti. Ciao a tutti ragazzi e forza Juventus.